Ciao ragazzi, ciao ragazze, io sono Giaga Robot e oggi vi voglio parlare di una scheda audio particolare. Lei è una Focusrite Claret Plus, una scheda audio professionale, un'interfaccia USB che possiamo collegare sia al PC, al Mac che a sistemi iOS. Andiamo a vedere un po' il suo hardware, com'è costituita all'esterno. Quattro ingressi microfonici possiamo attaccarci, sono combo, quindi possiamo attaccarci un TRS o un Canon. La possibilità di gestire il gain e se avrete l'occasione di sentire come sono questi rotari, sia per costruzione esterna, ma sia anche per consistenza quando si gira il volume, è un'esperienza particolare. Pulsantini della 48 volt, possiamo gestire l'accensione del primo e secondo pre e con quest'altro del terzo e del quarto, volume di ingresso anche questo quando giriamo, sia per il metallo appunto con la quale è costituito, sia per la compattezza di quando giriamo questo rotary. È molto bella la sensazione e attenzione perché abbiamo due uscite cuffie che posso gestire io poi dal suo software che andremo a vedere come voglio, quindi se sono in studio e ho una cantante che vuole una base diversa da quella che ho io oppure vuole sentire degli strumenti diversi da quelli che stiamo ascoltando io posso gestire tutta la sua uscita e lei si potrà gestire il suo volume. Vedete che infatti sono proprio due i volumi per le cuffie. Cosa troviamo dietro? Dietro troviamo gli altri ingressi audio, perché questa scheda audio ha ben 8 ingressi analogici, 4 quei pre che abbiamo visto prima e 4 invece sono qui dietro. Line output sono 4, 1, 2, 3 e 4, sempre con uscita TRS. Qui troviamo l'interfaccia MIDI in e out. Qui l'entrata optical, possiamo aggiungere 8 fino a 8 ingressi analogici digitali, basta aggiungere una scheda appunto con questo tipo di uscita. Tra l'altro Focusrite ha dei suoi convertitori, tra cui gli 8 pre della Claret o anche della Scarlett. Belli quelli della Claret perché hai sempre la possibilità di azionare la modalità Air che poi andremo a vedere. L'USB in formato C. Speedy If abbiamo sia l'in che l'out. Qui l'ingresso invece per l'alimentatore che troviamo all'interno della scatola e qui l'accensione. Come vedete è una scheda audio completa e molto ben fatta. Come vi dicevo, quello che sono i pomelli, i rotari sono incredibili. Quando andiamo a toccare sono molto densi. Come vi dicevo all'inizio, ho detto Claret Plus, sì, perché la Claret è un modello di scheda audio che esiste già da tempo ed era già una scheda audio molto professionale, ma Focusrite ha deciso di aumentare ancora di più queste prestazioni. Infatti, i convertitori hanno un range dinamico più performante confronto le precedenti versioni. Troviamo più performante anche l'uscita cuffia di ben 3 dB. Tra l'altro, uscite cuffie che supportano impedenze molto molto alte. I 4 pre qui davanti c'è molto da dire. Per esempio, possiamo attaccare qualsiasi tipo di strumento line, microfonico, fino alle nostre chitarre, fino al nostro basso, perché hanno una funzione instrument attivabile, direttamente dal suo software che poi andiamo a vedere, che mi permette di far gioco, perno su quello che sono le impedenze e quindi di avere il meglio da anche pick up di strumenti appunto elettrici. Questi 4 pre davanti hanno una funzione che una volta conosciuta, una volta usata, difficilmente riuscirete a tornare indietro. È la funzione Air, la possiamo accendere su tutti e quattro i pre, anche separatamente. Questa funzione Air è una funzione innanzitutto analogica. Questa funzione Air ha il vantaggio di darmi una saturazione e quindi delle armoniche su quelle che sono le frequenze medio-alte. Quindi quando andremo a registrare i nostri sintetizzatori, le nostre drum machine o semplicemente un microfono e azioneremo questa funzione che si aziona dal suo software, ecco che percepiremo un suono molto più ricco, molto più slanciato. Non vedo l'ora di farvelo sentire perché è proprio questa funzione
sensazione che mi ha fatto dire ok, Claret è la mia scheda audio. Bene, abbiamo visto quello che è l'esterno, le connessioni, abbiamo visto quanto è una scheda audio molto completa, quindi adesso andremo a sentire funzione Air attiva o disattivata e andremo a dare una sbirciatina a quello che è il suo software per il controllo. Come tutti i prodotti Focusrite, anche Claret Plus è distribuita in Italia da Algam Eco. Andate sul sito algameco.com, lì trovate prezzi, disponibilità, ma anche poi delle specifiche tecniche proprio dettagliate. Ma le sorprese non finiscono qui, come si suol dire, perché oltre ad avere un'interfaccia audio di una qualità suprema, sia per costruzione sia per audio, acquistando un prodotto come questo, una Claret Plus, che sia il 2 Pre, che sia il 4 Pre o che sia la 8 Pre, o acquistando anche una Scarlett 4i4, anche lì di tutti i formati possibili, avremo in omaggio, e ribadisco in omaggio, Litmaker Software Bundle, in pratica una collezione di plugin di aziende molto molto importanti che ci viene omaggiato se acquistiamo un prodotto del genere o se l'abbiamo acquistato dal 1 ottobre 2021. Sono plugin molto importanti, ci sono aziende come Brainworks, come Relab, Ableton, Softube, Antares, quindi il suo autotune in versione Access, quindi avremo un limiter, avremo un sintetizzatore come l'Oberhausen, compressori come la serie Red, avremo suoni di pianoforte, di batteria acustica, amplificatore Marshall, insomma tutto ciò che occorre per produrre appunto hit o comunque produrre musica. Attenzione, perché questo bundle di plugin va oltre i $1000 di valore e ci viene invece omaggiato se siamo i felici possessori di prodotti Focusrite appunto Scarlett di terza generazione o Claret Plus. Prima di farvi sentire cosa significa azionare la funzione Air in questa Claret Plus 4 Pre, siamo obbligati a passare dal Focusrite Control. Siamo piacevolmente obbligati, perché da qui andiamo a gestire tutte le impostazioni della scheda audio. Partiamo proprio da alcune impostazioni qui in alto a sinistra. Vedete quindi che ci sono le classiche impostazioni del sample rate, clock source, abbiamo lo speed if come se optical oppure RCA, e qui invece abbiamo monitor control, ovvero cosa regolare con il pomellone del volume che abbiamo davanti alla nostra interfaccia, l'uscita 1-2, oppure lo vogliamo disattivare, oppure vogliamo tenere in all. Attenzione che la funzione all va a regolare anche il volume delle cuffie, quindi teniamolo in 1-2 e sappiamo che tutto ciò che esce dal computer lo andremo a sentire e a regolare appunto da quel pomello. Bene, output routing, anche qui abbiamo qualcosa da dire. Chiudo le impostazioni perché abbiamo, vedete, il monitor output l'1-2, line output 3-4 che potrebbe essere delle cuffie o dell'uscita con i TRS, e poi abbiamo la seconda cuffia che viene gestita, come dicevo prima, completamente indipendente. Andiamo a vedere monitor output. Vedete come io posso anche dirgli al monitor output 1-2, dico fammi sentire solamente ciò che esce dal computer e non farmi sentire ciò che entra dai miei pre, perché poi magari mettendo in rec, armando la traccia della mia DAW, appunto vado a sentire cosa succede, oppure posso chiedergli di sentire solamente quello che arriva dentro ai pre. In questo caso vedete come c'è sia i pre sia le entrate analogiche oppure le entrate ADAT nel caso avessimo collegato appunto l'interfaccia o lo speed if. Tenendolo in custom mix decido esattamente io cosa sentire. In questo caso infatti c'è l'hardware input, quindi sentirò tutto ciò che entra dalle entrate analogiche e ciò che esce, vedete, software playback, infatti l'1-2. Questa secondo me è la funzione migliore per avere sia le entrate live, gli ingressi fisici, scusate,
piuttosto che l'uscita del computer. Line output 4 la stessa cosa, posso decidere io di customizzare il mix, quindi magari non voglio sentire quello che succede nel 7 e l'8 degli ingressi, ma piuttosto voglio sentire ciò che succede nelle 1, 2, 3, 4 nelle uscite. Vedete com'è facile gestire queste entrate, queste uscite, per poter controllare. Headphone uguale, o custom mix, oppure decido io cosa fare uscire. Andiamo nell'input setting, perché qui abbiamo line o instrument nel primo e nel secondo pre, la possibilità di mettere in instrument quando abbiamo bisogno di un'impedenza diversa, quindi quando attacchiamo una chitarra, un basso o comunque qualsiasi strumento elettrico, ma anche sintetizzatori come nel mio caso più vecchiotti, dove hanno bisogno di una spinta diversa confronto a quello che sono gli ingressi line, le uscite line, appunto più moderne. E qui arriva la funzione AIR, questa magica funzione che troviamo sia nell'1 che nel 2, ma anche nel 3 e nel 4. Vi ho portato qui per far vedere come attivarla e disattivarla. Vedremo che è accesa non solo dal software ma anche dall'hardware, perché appunto abbiamo la luce che si accende e che si spegne. Ora che vi ho fatto vedere dove attivare e disattivare questa funzione, ma anche tutte le altre funzioni della scheda, andiamo a sentire cosa combina questo AIR.
Bene, non mi rimane che salutarvi, io ora ricollego la mia Claret Plus, vi ricordo di andare a fare un giretto su algameco.com per vedere appunto le specifiche tecniche, le schede tecniche di questa scheda audio e di tanti altri prodotti che distribuiscono. Da Giagrabo è tutto, ciao, un saluto, a presto.